come in tante altre piazze, proprio per ribadire la nostra contrarietà al progetto dell'ospedale unico. Abbiamo cercato di evidenziare le ragioni più importanti, che sono ragioni di carattere economico, di carattere logistico, anche di carattere tecnico. In sostanza, il progetto dell'ospedale unico non è assolutamente una priorità per la provincia di Imperia, che deve prima risolvere ben altri problemi dal punto di vista sanitario, soprattutto la carenza di personale sanitario e la medicina territoriale, che va rafforzata proprio per portare le cure al domicilio e potenziata anche quella che ormai abbiamo dimenticato, la cosiddetta medicina preventiva. Tutte queste cose non vengono risolte da un ospedale unico, dal costo di oltre 275 milioni di euro, i cui finanziamenti, la cui origine dei finanziamenti non è ancora ben chiara. Non sapremo esattamente poi la proprietà se sarà dell'ente pubblico o sarà una sorta di affitto, di canone che l'ASL dovrà pagare chissà per quanti decenni. Ecco, di fronte a tutti questi interrogativi noi ribadiamo la non utilità dell'ospedale unico, ma il potenziamento delle strutture esistenti. È stata avviata una ristrutturazione parziale dell'ospedale di Imperia, con anche un ampliamento del pronto soccorso di Imperia, una cosa importantissima proprio perché in questo periodo, in questo anno ormai di pandemia, l'ospedale di Imperia di fatto è diventato l'ospedale unico in qualche modo, perché tutto ciò che non era Covid è stato spostato su Imperia, ma con strutture ovviamente insufficienti, specie nel pronto soccorso dove c'è un costante affollamento. Quindi ben vengano questi lavori di ampliamento proprio per distanziare i malati che arrivano con soccorso, perché il distanziamento fisico è una delle misure più importanti di contenimento della malattia, oltre che un tamponamento puntuale per evidenziare i focolai, eccetera. Quindi noi sosteniamo che queste risorse debbano essere investite soprattutto sul personale, che è estremamente carente, e la dimostrazione di questo è legata al fatto che molte attività di non urgenza sono ovviamente slittano a tempi veramente indeterminati, quindi interventi chirurgici in elezione, visite specialistiche, esami strumentali, eccetera. Tutto questo slitta proprio perché manca il personale, un personale che noi dobbiamo cercare anche di difendere e di mantenere. Quindi non basta dire che non si presenta il personale nei vari concorsi, eccetera. Noi dobbiamo fare in modo che il personale che c'è non se ne vada. E perché non se ne vada, è importante che il personale venga in qualche modo gratificato dal punto di vista professionale e non debba essere costretto a fare turni massacranti per coprire appunto i deficit che ci sono. Queste sono le ragioni. Io parlo come membro, come socio di Cittadinanza Attiva, oltre che come segretario di Rifondazione Comunista della Federazione di Imperia. Grazie.